Di nuovo il più cordiale Interconnessi da parte di Roberto De Angelis. Spreaker è il circuito, si scrive Spreaker con la K sul motore di ricerca. Al Cercatrova, naturalmente, Stap Radio, si torna al passato, si trasmette al presente Stefano Tini ed RDA Radio 1 Roberto De Angelis con la doppia S, che è lo studio dal quale emetteremo in questo momento il segnale di Ecce Roma. Questa è la trasmissione che verrà poi, attenzione, ripetuta da tutti i canali del circuito Stap Radio RDA Radio. Ecce Roma, naturalmente, in compagnia del giornalista Alessio Papi. Alessio, ben risentito dopo un periodo di assenza dovuto a ferie e motivi professionali. Eccoci qua. Ciao, come stai? Benissimo, un caro saluto e bentrovati. Ben trovato anche a te, naturalmente. Ecce Roma, che è una finestra sulla capitale e sulla vita circostante quotidiana, chiaramente si deve occupare, io penso quasi in esclusiva, non lo so poi se avremo tempo anche per altri argomenti, della situazione paradossale e incresciosa che si è creata nel comune di Roma. Rassicuro la direttrice di testata giornalistica che in questo momento rappresenta la testata che abbiamo alle spalle del gruppo radiofonico, che né dal sottoscritto né dal giornalista Alessio Papi, perché poi non conoscendoci chiaramente si mette in dubbio, non usciranno né parole offensive né termini esponibili a querela, ma solo nostre idee sulla situazione circostante. Noi non abbiamo mai offeso, né offenderemo mai nessuno, né calunnieremo qualcuno, né accuseremo altro, diremo solo le situazioni come stanno. Allora, fatta questa precisazione, caro Alessio, scusami, ma era doverosa. Veniamo adesso a noi. Che succede nel comune di Roma? Perché da altre parti, con una situazione di paralisi e di stallo del genere, quindi attenzione, non sto accusando il sindaco di nulla, perché non si può accusare di nulla a livello civile e penale, forse a livello politico qualche rimostranza gli si può fare tranquillamente, ma a livello civile e penale è assolutamente integro, non possiamo dirgli nulla. Però dicevo, qualsiasi altro comune a posto di Roma sarebbe stato commissariato. Io ho una sensazione, non mi schiero di parte, però una verità oggettiva. Probabilmente il partito che ha candidato il medico, il dottor Marino, come sindaco di Roma, ovvero sia il Partito Democratico, ha paura di tornare alle urne perché pensa di poter perdere le nuove elezioni comunali e di perdere lo scettro di Roma. Per cui a Marino, che non è idoneo per questa situazione capitolina, è stato inserito prima il prefetto Gabrielli, adesso altre tre persone. Praticamente il sindaco ha quattro tutori. Io, a posto del dottor Marino, me ne sarei andato sbattendo la porta perché non c'è situazione più restrittiva che avere quattro tutori. Non lo so se io, siccome ho una certa età, quasi 120 anni, farnetico, mi è uscito fuori il cervello di testa, ho sognato una favola o la realtà è proprio questa. Alessio Papi, a te la parola. No, hai descritto bene la situazione e ovviamente facciamo diciamo delle analisi che sono prettamente politiche e che non riguardano il personale. Dal punto di vista politico è evidente che la situazione che si è venuta a creare è imbarazzante per Marino Sindaco. Politicamente io avrei dimostrato un attimo di dignità e comunque dimostrare di essere ancora, di contare politicamente qualcosa, dimettendomi e creando al partito che mi ha eletto, che mi ha sostenuto, comunque mi ha candidato sindaco, creare un problema. Perché tu sai bene che spesso in politica, quando piuttosto che fare il gioco di altri, è meglio creare il problema in maniera da avere una, come si dice, un riscontro politico che determina l'affermazione di un'esistenza in vita politicamente di un personaggio. E quindi hai descritto benissimo la situazione. Vedremo quello che succede. Certamente la situazione è imbarazzante perché dopo appunto le polemiche che sono scaturite dopo Mafia Capitale, diciamo, se, passami il termine, la cafonata del matrimonio del funerale di Casa Monica, è chiaro che a Roma c'è qualcosa che non va e evidentemente troppe Però, persone ecco. erano distratte. In termini giuridici c'è anche un po' un paradosso,
che è quello di fatto commissariare un sindaco senza sciogliere il comune, e però si è sciolto per infiltrazione mafiosa, si è sciolto quel municipio di Ostia, che bisognerebbe spiegare a qualcuno che un municipio fa parte di un'amministrazione comunale e non è un comune a sé, come pensano che sia, insomma. Precisiamo un attimo di precisazione sui funerali del signor Vittorio Casamonica. Allora, qui non si contesta il fatto se i funerali erano con la carrozza a cavalli oppure con la Maserati o chi sia, o chi che sia sia. Se uno paga e ha la possibilità e vuole fare funerali sfarzosi, per carità, libero di farlo. Non è libero di bloccare il traffico, di bloccare la circolazione, di far volare un elicottero sopra la chiesa di Don Bosco e altre situazioni. Quindi adesso starà agli inquirenti capire quali sono le configurazioni di reato, di ipotesi di reato, vedere se le stesse sono reali e poi perseguire a norma di legge. Questo per precisazione, perché qualcuno già... Guarda, Roberto, però in realtà il problema è ancora superiore, nel senso, tu hai detto benissimo che se uno ha la possibilità economica di farlo è liberissimo di farlo. Il problema è prettamente politico, perché dopo le polemiche si sono scatenate, il Comune di Roma ha detto che non sapeva, i vigili urbani hanno detto che non sapevano e il prefetto ha detto che non sapeva. Ora, un elicottero che si alza a bassa quota sul centro di Roma, sì, quantomeno dovrebbe allertare tutte quelle che sono le forze preposte al controllo. Ci sarebbe dovuto, l'avrebbero dovuto fermare subito, perché se vola non autorizzato, tu sai meglio di me quello che può accadere, no? Esattamente, il Comune di Roma non può dire che non sapeva quando c'erano le pattuglie dei vigili urbani che dirigevano il traffico e c'erano le motoscope dell'AMA che pulivano dopo che erano passati i cavalli. Beh, capisci che per muovere una squadra dell'AMA ci vuole qualcuno che comunque ha firmato un pezzo di carta dicendo sì, mandate gli operatori lì perché c'è una situazione, una piazza da pulire. Quindi indipendentemente dal discorso mi riferisco più alla polemica che al funerale in se stesso, non ci si può alzare la mattina a dire un evento che ha bloccato nel bene o nel male un quadrante di Roma e c'è con polizia municipale, personale AMA che dipendono dal comune e addirittura un elicottero in volo, saltano tutti la mattina e dicono che non c'era nessuno sapeva. Beh, mi sembra una dimostrazione di inefficienza, o oggettivamente c'è qualcosa che non va. E diciamo che c'è qualcosa che non va, e poi qualcuno doveva pur sapere, perché ti posso garantire che da qualche eliporto o aeroporto militare qualche aereo o qualche elicottero militare si sarebbe alzato in volo per far atterrare il più rapidamente possibile nel primo scalo vicino questo elicotterista con l'elicottero. A proposito dell'elicottero, c'è una cosa ancora più grave, che come tu ben sai, conoscendo la zona, Don Bosco è in linea d'aria a 1 chilometro dall'aeroporto militare di Ciampino, quindi insomma sì, ma anche dall'aeroporto, anche dalla stazione militare dell'aeroporto di Centocelle, lì addirittura è meno di 1 chilometro, lì ci sono le interforze, per cui meglio di così abbiamo messo se era uno scriteriato con un'arma chimica, se eravamo giocati il 50% della popolazione. Ma io penso che lo scriteriato con l'arma chimica non si sarebbe alzato in volo, ho questa sensazione qui. Torniamo un attimo al comune. Allora, praticamente io ho detto che a posto del dottor Marino, dottore perché è medico chirurgo, attenzione, perché qualcuno mi ha scritto perché lo chiami dottore, perché è un medico chirurgo, come lo devo chiamare, ragazzi, fatemi capire, gli epiteti e le offese non le uso, per cui uso il titolo ufficiale del signor Marino, che è il dottor Marino. Dicevo, io a posto del dottor Marino avrei sbattuto la porta in faccia, basta. Comunque provato a creare un problema politico, cioè certo, delle dimissioni di un sindaco supportato dal partito del premier, quindi insomma capisci che il problema che si veniva a creare era a livello politico, era molto grosso, insomma. Quando tu c'hai, comunque, prendi un sindaco, gli metti tre prefetti e il prefetto di Roma che devono sorvegliare sull'amministrazione comunale, tra l'altro te lo dico per esperienza di pubblica amministrazione, è anche rituale come cosa, perché tu sai benissimo che nel caso di un intervento prefettizio il prefetto può amministrare esclusivamente la normale amministrazione
e non può firmare atti di indirizzo. Questo è, sì. È quello però, che prevede. Scusami Alessio, però dall'altra parte si dice che abbiamo un giubileo straordinario alle porte, abbiamo tanti appuntamenti, per cui non ci possiamo concedere il lusso di sciogliere il Consiglio Comunale e andare a nuove elezioni. Però io adesso ti faccio una domanda, ti formulo questa domanda, ma se al contrario invece sciogliessimo il Consiglio Comunale, noi entro quanto tempo dovremo andare a votare? In caso di scioglimento del Consiglio Comunale la normativa prevede un anno e sei mesi di commissariamento prefettizio, il quale commissariamento prefettizio prevede esclusivamente la normale amministrazione e non interventi straordinari o di indirizzo politico. Ma se volessero indire le elezioni da qui a tre mesi lo potrebbero fare o no? Lo potrebbero fare in caso di dimissione di massa del Consiglio Comunale o in caso di dimissione del sindaco. In quel caso non ci sarebbe più lo scioglimento per mafia, quindi non ci sarebbe più il commissariamento prefettizio e interviene il prefetto semplicemente nell'ambito dei tre mesi per indire le elezioni. Ho capito. E la giustificazione che siccome c'è il giubileo non abbiamo tempo, dobbiamo andare avanti su questa strada, mi fa pensare da profano, da non esperto, quindi posso dire pure una fesseria, che da lunedì in poi il sindaco di fatto sarà il prefetto Gabrielli. Assolutamente sì, è una previsione giusta e la cosa ancora più grave è che tu sai che ci sono delle norme che regolano il funzionamento della pubblica amministrazione, è che nel bene e nel male vengono di fatto esonerati dalla firma anche un cospicuo numero di dirigenti del Comune di Roma. Allora, se questa è una cosa irrituale, perché in caso c'è una legge che prevede che nel caso che alcuni dirigenti siano colpiti da provvedimenti giudiziari c'è immediatamente la sospensione e fino a sentenza definitiva sul presunto reato commesso. Se in questa maniera significa che o avresti dovuto fare comunque sostituire i dirigenti mediante un bando regolare, perché tu sai che la dirigenza pubblica amministrazione si prende per concorso, e quindi provvedere alla nomina di nuovi dirigenti, ma non è che può arrivare un soggetto esterno, per quanto sia un prefetto, per quanto sia quello che volete, e di fatto mettere da parte i dirigenti del comune, perché è un discorso pericoloso, perché un domani che sul comune di Vattelapesca c'è una giunta che magari può essere giudiziariamente irrilevante, ma magari di colore avverso al Presidente del Consiglio, il Presidente del Consiglio può decidere di mettere arbitrariamente un prefetto perché non gli piace il colore del sindaco. Beh, insomma, è un bel attacco dal mio punto di vista, un bel attacco alla democrazia. È una bella gatta da pelare, ma a questo punto tutte le decisioni fondamentali dell'andamento cittadino, quindi il problema immigrati, il problema nomadi, la circolazione del traffico, il potenziamento, il ripotenziamento e la ristrutturazione dell'ADAC, tanto per dirne alcune, un dialogo a due tra il signor prefetto e il signor sindaco oppure c'è qualcos'altro in mezzo? Ma io in questo purtroppo non sono ottimista, nel senso che per le cose che ti ho spiegato prima, secondo me andrà a finire che semplicemente alla fine firmerà comunque Marino, ma su indicazione del prefetto, anche perché il prefetto comunque non potrebbe firmare nessun atto di indirizzo e quindi sarebbe l'ennesima umiliazione per il sindaco di Roma e, se vogliamo, per la città tutta. Oh, a questo punto che cosa democraticamente e civilmente noi dovremmo fare? Una petizione con tante centinaia di migliaia di firme per mandare a casa il sindaco? Si può fare? Non si può fare? Oppure dobbiamo assistere inermi a questa messa in scena che secondo me lascerà Roma paralizzata in tutte le attività? Poi potrò anche sbagliarmi, perché conoscendo, anche perché avendo lavorato prima in un certo settore dei vigili del fuoco, l'ho anche conosciuto anni e anni fa, il prefetto Gabrielli quando si mette in testa una cosa non lo ferma nessuno se è nel giusto e nel doveroso, per cui diciamo che da solo potrebbe prendere anche quelle decisioni che Marino non ha voluto o non ha saputo prendere nel corso di questo periodo che l'ha visto come primo cittadino di Roma. Sì, è vero, però sarebbe comunque tra virgolette una forzatura amministrativa. Io da cittadino che è dentro, diciamo così, le amministrazioni pubbliche, avrei auspicato un intervento per esempio della Corte Costituzionale o quantomeno del TAR.
è irrituale il fatto che venga sciolto per mafia il municipio di Ostia, che tra virgolette in termini numerici è uno dei comuni più grandi d'Italia da solo. Sì. Però non è stato trattato il municipio di Fiumicino come se fosse un'entità separata rispetto al comune di Roma. Invece no, non è separata, diciamola tutta, non è una struttura separata Ostia da Roma. No, esatto, è un municipio del comune di Roma, quindi sciogliere per mafia un municipio senza sciogliere il comune è, in termini appunto istituzionali, è un paradosso, tant'è vero che c'è stato immediatamente un ricorso presso il TAR che a breve si esprimerà, insomma. Quindi da questo punto può succedere di tutto, bisogna vedere anche se il TAR poi a quel punto chiederà parere della Corte Costituzionale. Dove va Roma di questo passo? Non si potrà far più nulla praticamente, perché se devono Roma, purtroppo questa nostra città ci stanno mettendo tutta per massacrarla. Il problema è prettamente politico, ti spiego perché. Commissariare far dimettere Marino o sciogliere il comune di Roma per mafia sarebbe una figuraccia sotto il Giubileo a livello internazionale mostruosa. E poi sarebbe una catena, perché a quel punto si creerebbero problemi anche a livello regionale, perché la giunta della Regione Lazio è dello stesso colore del sindaco di Roma, e quindi sarebbe un domino che arriverebbe fino al nazionale, e questo è quello che vogliono cercare di evitare. Di fatto c'è un altro discorso, che in anni diversi, magari qualche personaggio che abbiamo anche conosciuto in maniera piuttosto dal vivo, come si dice, in una situazione del genere del comune di Roma, non ti faccio i nomi perché li conosci benissimo, 15 o 20 anni fa si sarebbero dimessi in massa i consiglieri del comune di Roma, e questo sarebbe un atto di dignità della politica, che però credo che è meglio che non ci aspettiamo, perché ma quella politica morire. Quella politica che rammenti te, che eri bambino e io ero un po' più giovane, ero un po' più grande di te, per me non esiste più. Oggi esistono abili mestieranti di politica, fatta qualche rara eccezione, mestieranti di politica a sinistra, a centro e a destra, se ancora ha un valore parlare di sinistra, di centro e di destra, perché io vedo un ammasso in quasi tutti i partiti, forse in quello della Meloni no, perché sta tentando di ricostituire un ideale di destra, e lì chi vuole chiaramente la segue, normalmente è normale questo, però negli altri partiti c'è un po' di tutto, c'è un guazzabuglio, è come il vestito di Arlecchino a Carnevale, la mamma confezionò quel vestito multicolore perché, non potendo avere i soldi per comprare un vestito, aveva rimediato tutti i ritagli di stoffa che aveva dentro casa. Ebbene, oggi i partiti sono ritagli di stoffa vari, di vario colore, dentro le stesse formazioni, perché nel PD abbiamo gente che con l'ideale di sinistra non ha nulla a che spartire, in Forza Italia, forse sbaglierò, ma in Forza Italia e in altre composizioni della destra e del centrodestra abbiamo gente che era nel Partito Socialista, gente che addirittura era nel PSIUP, pensa un po' che ti vado a rispolverare, oggi me li ritrovo a destra, come mi ritrovo ex radicali, ex verdi ed ex di destra, tutti dentro l'UDC di Pier Ferdinando Casini, e sinceramente io rimango allibito, perché potevo ammirare o odiare un leader politico, ma sapevo di che tendenza era. All'epoca che io ero ragazzo, Berlinguer era il compagno, Almirante era il camerata e Andreotti era il centrista, e uno sapeva dove orientarsi secondo la propria testa e le proprie idee. Oggi non ti orienti più da nessuna parte, no Alessio? Sì, ti spiego anche un'altra faccenda drammatica. Passami il termine nobile del termine partito. Il problema è che non esistono più i partiti, perché quando io ero ragazzino e c'erano i socialisti, c'erano i missini, c'erano i democristiani e c'erano i comunisti, tu, se arrivava l'ordine dalla sede del partito che ti diceva vi dovete dimettere tutti quanti in massa, tu ti dimettevi, perché sapevi benissimo che se non seguivi le indicazioni del partito, tu comunque hai finito la tua carriera proprio in politica, perché non ci sarebbe stato nessun partito che ti avrebbe ricandidato. Oggi questo non succede più, ma ti dirò di più. Quando spesso sento i soliti soloni dei giornaloni che dicono vabbè, ma bisogna farla finita con l'antipolitica qua, là, su e giù, io faccio sempre l'esempio di due grandi personaggi, uno di destra e uno di sinistra. C'era Berlinguer e c'era Almirante. Beh, noi sappiamo benissimo, perché basta che leggiamo le cronache dei giornali o vediamo qualche video di repertorio della RAI,
Berlinguer poteva tranquillamente girare senza problemi nonostante ci fossero gli anni di piombo. Stessa cosa per Giorgio Almirante. Giorgio Almirante al funerale di Berlinguer entrò tranquillamente a Botteghe Scure senza, che, senza venire insultato o altre cose. Vero. Evidentemente era diverso lo spessore dei politici. Era diverso ed era migliore, anche se una marcord, però bisogna ammetterlo, anche se erano di concezione politica diametralmente opposta alla nostra, tanto di cappello e tanto di rispetto. Qui, essendo mestieranti non più politici, è chiaro che si va nel caos e nel nulla. Andando a chiudere questo prezioso intervento in questo lasso di tempo, legalmente, ripeto la domanda, dobbiamo assistere inermi, quindi sarà Gabrielli di fatto il timoniere della nostra città, coadiuvato da Marino, coadiuvato dai tre saggi, comanderà lui il consiglio comunale, che succede? Che succederà? Legalmente sì, ma a questo punto bisogna sperare nel pronunciamento del TAR, il quale deciderà se è lecito o no quello che è stato fatto sul Comune di Roma, e eventualmente poi sentire il parere dal punto di vista della Corte Costituzionale. E questo per quello che riguarda una situazione. Per quanto riguarda l'aspetto dei nuovi cittadini, o ci vorrebbe una raccolta di firme pari circa, credo, se non sbaglio, se non sono cambiate le cose, pari ai 20.000 cittadini che raccolgono le firme per far dimettere il sindaco di Roma e quindi indire le elezioni, oppure dovremmo auspicare, ma ripeto, secondo me è già un esperimento fallimentare, quello di confidare nella dignità dei consiglieri eletti al Comune di Roma. Ci credo molto poco, sinceramente. Purtroppo anch'io. Te l'aspettavi questa conclusione di ingabbiamento politico-tecnico del nostro sindaco e con un prefetto che diventerà a sto punto super partes? Ti correggo sul super partes, però immaginavo che andasse a finire così, purtroppo. Perché ce n'erano tutti i sentori e comunque già dalle vicissitudini del comune si era visto che era una situazione imbarazzante. Nel caso invito i nostri concittadini a vedere su YouTube la conferenza stampa di Alfano quando ha deciso lo scioglimento del comune del municipio di Ostia e il commissariamento di fatto di Marino. C'è un giornalista del Fatto Quotidiano che gli chiede: ma scusi, lei avrebbe preferito che in questa conferenza stampa ci fosse stato Marino anziché stare in vacanza ai Caraibi? Si vede Alfano che diventa rosso, comincia a tartagliare e poi non risponde alla domanda. Quindi questo credo sia emblematico della situazione che vive questa città. Ultima domanda provocatoria: e se Gabrielli, il prefetto di Roma, fosse l'uomo giusto al momento giusto, si sarebbe garantito in futuro la poltrona di nuovo sindaco per il tempo successivo? Legalmente mi sembra che non sia possibile, perché sempre dietro nuove elezioni, alta. No, legalmente non sarebbe possibile perché si dovrebbe dimettere 5 anni prima di essere candidato a sindaco, quindi non... È un'ipotesi molto, molto remota, però in questo paese è successo di tutto, perché poi è successo anche che uno è stato fatto senatore a vita e poi è stato nominato una settimana dopo Presidente del Consiglio, quindi può succedere di tutto. Credo che forse sia il momento per tutti quanti, anche per la figura che stiamo facendo a livello internazionale, ridare la parola agli elettori. Una figura barbina a livello internazionale, perché io stamattina per il mio capo ho fatto una rassegna stampa internazionale e veramente c'è da mettersi le mani o nei capelli se uno li ha ancora in testa, o come nel mio caso le mani sopra la testa senza capelli. Ma è una figura a dir poco deprimente, che anche del comico e dell'assurdo, no? Sì, è una situazione parossistica del quale non se ne vede l'uscita, insomma, quindi è... improvvisamente sembra che il voto dei cittadini, ricordiamo che il popolo è sovrano dalla Costituzione, evidentemente la Costituzione si interpreta secondo le esigenze del caso. Sembra che non interessa più nulla a nessuno della Carta Costituzionale dei diritti dei cittadini, che sono elettori al 100% e hanno il sovrano diritto di scegliere i loro rappresentanti. Per paura di perdere la futura poltrona di sindaco non ti puoi inventare sta gabbia dorata, insomma. Assolutamente.
Staremo a vedere gli ulteriori sviluppi, anche perché penso che ce ne saranno, perché il prefetto Gabrielli dovrà prendere delle decisioni, non è che può stare inerme come lo è stato in certe situazioni il sindaco Marino, perché non sapeva che pesci prendere, quindi staremo a vedere. I pesci forse le ha presi, perché visto che girano le foto sui giornali di tutta Italia in cui sta facendo pesca subacquea ai Caraibi, quindi insomma vabbè, vediamo, speriamo che almeno abbia preso qualcosa. E se accadesse, al volo ti chiedo l'ultima, se accadesse il miracolo che il sindaco rassegnasse le dimissioni? 3 mesi di 90 giorni e elezioni, salvo, come dicono i medici, salvo complicazioni, nel senso salvo che il ministro dell'interno si sveglia la mattina e decide che non si vota più in questo paese, come fece Mussolini nel 26, e vediamo quello che succede. Addirittura siamo a queste condizioni, possibile? Beh, ormai, caro Roberto, bisogna aspettarci di tutto, insomma, sembra che improvvisamente chiunque si sia nel panorama politico in questo paese si sia legato con gli stop, quelli da specchio, quelli grossi alla poltrona, quindi alla fine gli unici che ci rimettono sono i cittadini. Si ha così paura di un'eventuale vittoria della destra nel comune di Roma? Porterebbe uno sconquasso nei progetti del centro-sinistra? E poi, siamo così sicuri che la destra sarebbe in grado di vincere a Roma con la poltrona di sindaco? No, credo che il problema più grosso del Premier siano su Roma, credo sia il Movimento 5 Stelle. C'è l'opportunità di fare una figura tremenda, di avere al ballottaggio un sindaco candidato del Movimento 5 Stelle e un sindaco candidato del 5 Stelle, quindi del centrodestra, quindi rischierebbe proprio di rimanere il PD fuori dalla porta. Cioè, praticamente un ballottaggio tra il centrodestra e 5 Stelle senza la sinistra presente. Assolutamente, almeno da quello che danno i sondaggi e quello che dicono. Nessuno dei due eventuali candidati di ballottaggio avrebbe la peste bubonica. Ogni tanto ci si può stare anche seduti e far passare gli altri, soprattutto se hanno soluzioni e prospettive migliori rispetto a quelle che hai promosso te, quando pure hai candidato una persona che, per carità, un ottimo e degno chirurgo, ma deve svolgere quella di professione, perché su Roma si è catapultato in una realtà che non gli appartiene. Forse in un piccolo centro i suoi progetti, i suoi piani potevano avere situazione finale migliore, no Alessio? È stato candidato, come ha scritto più volte Vittorio Feltri, è stato candidato un marziano che tra l'altro non conosceva Roma, perché viveva tra Genova e gli Stati Uniti, ed è semplicemente un prodotto di una politica guasta che speriamo ad archiviare. Ci sono stati un paio di personaggi che hanno avuto la brillante idea di candidare Marino, si inventarono le primarie e poi vennero fotografati determinati personaggi che di italiano hanno poco, che andavano a votare alle primarie per il Comune di Roma. Insomma, io ripeto a sfinimento, non è che Marino ha vinto le elezioni, le hanno perse gli altri. È vero, hanno perso gli altri, anche perché c'è andata una bassissima percentuale a votare, per cui non è il sindaco eletto dalla maggioranza degli aventi diritto. Poi se gli aventi diritto non ci vanno, è chiaro che vince quella minoranza che va a votare. Alessio Papi, per il momento io ti ringrazio, è stato prezioso il tuo intervento, sono riuscito ad estrapolarti dai tuoi impegni, ti ringrazio immensamente e affettuosamente. È un piacere. Ti auguro buon fine settimana e poi naturalmente tra qualche ora sarai sul circuito dei canali di Stapp Radio, RDA Radio. Grazie ancora a te, sei connesso anche sulla tua pagina di Facebook, per cui quindi il tuo tag già ce l'hai, te lo potrai riascoltare con calma. Ma abbiamo fatto, abbiamo formulato delle opinioni, dei commenti e abbiamo raccontato la situazione semplicemente così com'è, senza né arricchirla né impoverirla. Per cui abbiamo parlato in maniera chiara. Spero che tutti riescano a comprendere il significato del messaggio di questo scorcio di tempo in Ecce Roma con Alessio Papi e in studio con Roberto De Angelis. Grazie Alessio Papi, un abbraccio. Un saluto a te e a tutti gli ascoltatori. Grazie ancora, ciao Alessio, ciao ciao, grazie.
Allora, ringraziamento ad Alessio Babi, io in regia ringrazio Stefano Tini, per la collaborazione tecnica esterna Federico De Angelis, ringrazio ancora Simonetta De Marchi al coordinamento e naturalmente noi ci sentiremo al prossimo appuntamento. Grazie ancora della pazienza e della costanza che avete avuto nell'ascoltarci. A risentirci a presto da Roberto De Angelis.